Ciao, io sono Martina di Non Una di Meno Torino. Oggi siamo qui in Piazza Castello, di fronte alla Regione Piemonte, per protestare contro la circolare che è stata promulgata ormai un mese fa, dalla Regione, che mette in discussione le linee guida del Ministero della Salute, uscite qualche mese fa sulla somministrazione della RU486 per abortire, per l'interruzione volontaria di gravidanza. Noi siamo qui oggi perché riteniamo assolutamente inaccettabile questa circolare, che peraltro di cui nessuno ha mai letto il testo, che è uscita a mezzo stampa, su pressione dell'estrema destra in un processo assolutamente antidemocratico, come se fosse una cosa tecnica e non politica le scelte sui nostri corpi. I movimenti femministi per anni hanno rivendicato l'applicazione della pillola RU, ovviamente nel rispetto dei casi e della salute delle donne. Oggi, durante il Covid, è ancora più impossibile procedere con l'obiezione di con l'interruzione volontaria di gravidanza, perché l'obiezione di coscienza è altissima. E se già in una situazione normale questa cosa impedisce a tantissime donne di abortire, in particolare all'interno della Regione Piemonte, chiedetevi durante il Covid che cosa è successo. Noi abbiamo portato avanti uno sportello, SOS, obiezione, SOS, interruzione volontaria di gravidanza contro l'obiezione di coscienza, per supportare le donne che ne avessero bisogno, e ne abbiamo viste di ogni. Ecco, noi oggi qui siamo in piazza non soltanto per rivendicare la possibilità di un aborto libero, sicuro, che non diventi un calvario, che sia possibile in modo libero, senza tantissime procedure burocratiche, e soprattutto senza che diventi un'umiliazione per le donne. Siamo in piazza contro ciò che c'è scritto nella circolare, richiedendone assolutamente il suo ritiro, perché la circolare non soltanto impedisce la somministrazione della RU nei consultori, ma soprattutto introduce con ancora più forza le associazioni anti-abortiste nei luoghi della salute pubblici. Ecco, stiamo parlando di aborto e ovviamente il tema della manifestazione è questo. Però, parallelamente all'aborto, non sarebbe meglio anche una contraccezione libera, gratuita, distribuita nei consultori per le persone, soprattutto per le persone giovani? Assolutamente sì. Noi oggi stiamo distribuendo anche un'inchiesta di cui vedrete i QR code all'interno, attaccati ai pali di Piazza Castello. In questa inchiesta noi vogliamo partire da questa inchiesta per costruire dei nuovi diritti, che partono in particolare dalla prevenzione, dall'accesso gratuito alla contraccezione per tutte le donne. Ci sono già state diverse sperimentazioni in tutta Italia, e non soltanto per le studentesse, ma per tutte le donne. Vogliamo parlare anche di accesso alla prevenzione e alla salute ginecologica gratuito, ed è proprio quello che faremo partendo da qui. Oggi è solo l'inizio contro l'obiezione di coscienza, ma per tanti nuovi diritti sulla salute delle donne.